Il rapporto Ipsos 2022 certifica un pregiudizio di cui soffre la plastica. I consumatori nel mondo la percepiscono come il nemico numero uno dell'ambiente. In realtà, quando pensiamo alla plastica e alla sostenibilità, è opportuno distinguere due aspetti. Il primo è l'impronta ecologica della plastica, la quantità di CO2 emessa nel processo produttivo e di utilizzo del materiale plastico, che ha un impatto diretto sul climate change. L'altro è l'inquinamento derivante dall'abbandono nell'ambiente di rifiuti plastici. La plastica, rispetto ad altri materiali come il vetro, il legno, l'alluminio o il cartone, ha un impatto in termini di CO2 che è inferiore. È più leggera. Quindi a livello produttivo può consumare la stessa quantità di CO2, ma a livello di utilizzo il suo impatto è pari a circa un quarto. Esiste quindi un trade-off fra l'abbandono della plastica e quindi la soluzione del problema dell'inquinamento e la quantità di CO2 che potrebbe essere generata dall'utilizzo di materiali alternativi. La plastica oggi è altamente riciclabile. La maggior parte della plastica vergine prodotta può essere trasformata e ritrasformata in numerosi cicli produttivi. Questo la rende un materiale estremamente interessante che viene impiegato in numerose industrie, fra cui ad esempio l'industria dell'automotive. Industria dell'automotive che per prima ci sta mostrando quale può essere l'impatto di un utilizzo dei materiali attraverso una logica circolare. Il gruppo Stellantis ha dichiarato che l'80% dei risparmi deriverà in futuro dalla capacità di riutilizzare i materiali che compongono i suoi prodotti, le automobili. E proprio in questo sta il meccanismo con cui sarà possibile risolvere il problema dell'inquinamento. Non soltanto le aziende cercheranno di ridurre la quantità di plastica utilizzata nei prodotti e nel packaging a causa della pessima reputazione del materiale e a causa e come conseguenza di una legislazione via via più stringente, ma anche e soprattutto perché questo ha un impatto sui costi operativi delle aziende. Ridurre la quantità di plastica significa anche ridurre i costi operativi. La legislazione, da questo punto di vista, può aiutare in due modi. Da una parte, può incentivare l'innovazione, quindi inventare nuovi processi, sia per produrre materiale plastico che per riciclarlo. E dall'altra, può incentivare la creazione di reti capillari di raccolta e di impianti per il riciclo della plastica. I consumatori da parte loro possono giocare un ruolo importante perché sono una parte attiva nel primo momento della raccolta differenziata. Può essere opportuno in questo passare da un sistema sanzionatorio a un sistema incentivante. Se la plastica non è un rifiuto ma sto conferendo una risorsa, posso essere in qualche modo premiato per questo. E l'ultimo aspetto è quello di restituire ai consumatori trasparenza su come il rifiuto viene utilizzato e quindi essere consapevoli che il loro contributo non va perduto.